Esercizio Libra Maldi, vecchia edizione, numero 37, pagina M147. Papà spinge il figlio di 14 kg su un seggiolino di una giostra circolare per 0,90 secondi. Diametro della giostra 2,6 metri, quindi il raggio la metà, 1,3 metri. Dopo la spinta, il bimbo ruota compiendo un giro in 6 secondi. Qual è stata la forza media esercitata dal papà? Trascura la massa della giostra, 21 newton il risultato. Ci sono due modi per risolvere questo esercizio, due modi equivalenti. Il primo è il teorema dell'impulso angolare e il secondo è la legge di Newton rotazionale. Vediamo il primo modo. Sappiamo che l'impulso angolare è il prodotto del momento torcente totale che agisce per un certo tempo delta t e agendo per questo tempo modifica il momento angolare del sistema. Sistema composto da giostra più bambino. La variazione del momento angolare è il momento angolare finale meno quello iniziale, che è 0, perché tutto parte da fermo e non da città no. Questo momento angolare finale è I omega, momento di inerzia per velocità angolare finale. Il momento di inerzia a sua volta sarebbe la somma di quello della giostra e di quello del bambino. La giostra, per esempio, potremmo immaginare che è un disco pieno, quindi un mezzo, massa della giostra, mg, dovrei scrivere anziché ma. L'ho chiamata mg per il raggio della giostra al quadrato più il momento di inerzia del bambino mr alla seconda, perché il bambino ruota su una circonferenza di raggio r. Ora abbiamo sviluppato la parte di destra, vediamo adesso il primo membro, cioè il momento torcente totale per il tempo d'applicazione 0,90 secondi. Momento torcente totale, c'è cioè una sola forza, è la forza che applica tangenzialmente il padre. È una forza immaginata costante, perché infatti chiede la forza media, come se fosse una forza costante che agisce tangenzialmente e quindi ha la massima efficacia per far ruotare la giostra. Sappiamo che le forze tangenziali sono quelle più efficaci quando l'angolo, questo è l'angolo, è di 90 gradi. Allora il momento torcente in questo caso è semplicemente braccio per forza e il braccio è il raggio della giostra. Se l'angolo, questo angolo tra il raggio e la forza non fosse di 90 gradi, dovrei calcolare il momento torcente facendo RF seno di alfa. Alfa è l'angolo tra R e F. Angolo che qui è 90 gradi, seno alfa quindi fa 1. La nostra incognita è la forza media, diciamo costante, applicata dal padre, quindi formula inversa, I omega diviso R delta T. Vado a sostituire i valori numerici, abbiamo detto. La giostra non ha massa, quindi trascuriamo il momento di inerzia della giostra. Il bambino mr quadrato, andiamo a sostituire i valori. Questo è il momento di inerzia del bambino. Il raggio della giostra 1,3 m e il tempo di applicazione 0,90 secondi. Rimane da calcolare la velocità angolare finale. In quanto il testo ci dà la frequenza finale, dopo che il padre ha esercitato per 0,90 secondi la forza, e questa frequenza finale è quanti giri fa in quanto tempo? Fa un giro in 6 secondi. Noi sappiamo che per passare dalla frequenza alla velocità angolare bisogna moltiplicare la frequenza per 2π greco, l'abbiamo visto in uno dei video precedenti. Quindi 2π greco per questo valore, togliamo giro che è una unità di misura fittizia, quindi 2π greco diviso 6 secondi. Oppure potevamo anche calcolare la velocità angolare in un altro modo. Noi sappiamo che la velocità angolare è 2π greco su t, 2π greco diviso il periodo. Infatti sarebbe l'angolo giro diviso un periodo, 2π greco radianti. Radianti è sottinteso. E il periodo qua ci viene dato direttamente, perché se ci dice che fa un giro in 6 secondi, vuol dire che 6 secondi è la durata del periodo, la durata di un giro. Quindi 2π greco su t, 2π greco diviso 6 secondi. In questo modo abbiamo la velocità angolare. Ora moltiplichiamo tutti questi valori numerici e troviamo circa 21 newton la forza. Andiamo a controllare l'unità di misura che effettivamente viene newton. Infatti, il momento di inerzia è espresso in chilogrammi per metro quadrato, la velocità angolare sono radianti al secondo, o più semplicemente 1 sul secondo perché i radianti lo possiamo togliere. Al denominatore abbiamo i metri e i secondi. I metri si semplificano, rimane chilogrammi per metro fratto, e questo secondo e secondo diventa secondo quadrato, quindi il newton. Questo è il secondo modo per risolvere il problema. Invece di utilizzare il teorema dell'impulso angolare, scriviamo la legge di Newton rotazionale. Sappiamo che le due formule sono soltanto due modi diversi di scrivere la stessa formula, perché il teorema dell'impulso angolare, si ricava dalla legge di Newton.
Quindi il momento torcente totale l'abbiamo già calcolato, è R per F, F è la nostra incognita. Il momento d'inerzia anche l'abbiamo già calcolato, è la somma di questi due termini. E l'accelerazione angolare è la variazione della velocità angolare diviso il tempo, cioè delta omega su delta t. Rappresenta quanto rapidamente cambia nel tempo la velocità angolare, ma la velocità angolare all'inizio è 0, quindi la variazione di velocità angolare è semplicemente omega finale. E quindi abbiamo, con la formula inversa, F uguale I omega, R lo portiamo qua sotto, diviso R delta T. E è esattamente questa formula qui, I omega diviso R delta T. Quindi vediamo che si ritrova la stessa formula finale di prima. Quindi andando a sostituire gli stessi numeri otteniamo 21 newton.